combattere per la propria vita, riprendersi la vita e donare la vita. Farlo anche grazie a operatori ed esperti del Vallo di Diano. Così una donna, una ragazza di origini nigeriane, è stata salvata e si è salvata da un destino atroce. La storia riguarda l'area nord del Vallo di Diano e non concentrarsi sui particolari, come l'attuale residenza della ragazza, che si trova nel Vallo di Diano, serve per tutelare la protagonista di questa storia. Maria è un nome di fantasia, viene portata con l'inganno in Italia, i suoi amici la portano in Italia con la promessa di un lavoro. Ben presto si accorge che il sogno del lavoro è impossibile perché è caduta nelle mani di alcuni criminali. Questo raccontano gli operatori del centro dove ora è protetta, centro che andrebbe citato ma che proprio per tutelare la ragazza non si può, ma il plauso va anche e soprattutto ai responsabili e ai dipendenti della cooperativa. Maria capisce che si trova in una pessima situazione, non solo, è anche in attesa di un figlio, ha paura, teme che i suoi aguzzini glielo portino via. Poi incontra qualcuno che le offre aiuto, un tetto, un pasto, protezione per sé e per il suo nascituro. Per amore del bambino, Maria si ribella allo sfruttamento e alla costruzione. Si affida alla struttura che l'accoglie e la protegge. A pochi giorni da Natale, Maria dà luce a un meraviglioso bambino, il primo a nascere nel centro. Oggi Maria è felice, ha una famiglia, una struttura che non solo la ospita, ma promuove per lei un progetto di vita che valorizza le sue tradizioni e le sue competenze per aiutarla a costruire il suo futuro in Italia. La vita ha vinto.